Buon salve a tutti ragazzi e buon Halloween. Oggi vi racconterò una storia su One Piece. Una storia che potrete prendere come finta, falsa, una banale storia dell'Halloween o magari una verità o una mezza verità. Parlerò del volume 86, l'ultimo uscito, o per meglio dire il volume 8666. Volume che contiene il capitolo 866, oppure togliendo l'8 rimane 66, ma aggiungi un 6 e che cosa viene fuori? Ecco, io vorrei farvi riflettere su alcune cose. One Piece. Il numero 6 ricorre molte volte anche nei nomi dei personaggi. Prendiamo ad esempio Monkey D. Luffy, detto anche Rapper. Scomponete il nome Monkey, che sono 6 lettere, abbiamo 6, e poi D. Luffy insieme fa ancora 6. Se aggiungete un altro numero 6 per caso dal capitolo o dal volume stesso, noterete che 666, il numero del diavolo, il numero di Monkey D. Luffy. Cosa sta architettando? Vuole forse renderci schiavi della sua egemonia del diavolo? Cosa vuole fare questo astuto personaggio? Poi magari Oda in realtà è morto. Sappiamo tutti cosa potrebbe essere successo. Oda è morto e One Piece è preso in mano da qualcun altro, dalle lobby, dai potenti che ormai l'hanno assoggettato. Pensate ad esempio a Nami o ad altri personaggi femminili che hanno la vita strettissima, personaggi che a un certo punto assomigliano a delle clessidre che magari simboleggiano il tempo che passa, o magari che simboleggiano il tempo che passa per la tua morte, un tempo che scorre, un tempo che va per segnare la tua fine. Oppure pensiamo ai Poigni Griff. Che cosa sono i Poigni Griff se non il puzzle del diavolo? Cubi con su scritte delle parole incomprensibili, un'antica lingua demoniaca che man mano, unendosi agli altri cubi, e forma quel puzzle, atto a schiavizzarci tutti. Oda questo l'ha capito bene, sempre che Oda sia vivo, come ho detto in precedenza. Monkey D. Luffy, detto Rapper, i suoi componenti della ciurma, tutti in giro in questo mare, da soli, nell'oscurità. Capitolo 8666, volume 86. Il 6 ricorre, il 6 c'è. Fatevi delle domande, cercate di darvi delle risposte, ma quello che verrà fuori sarà sempre il numero del diavolo. Pensate bene alle cose che leggete e quando le leggete. Buon Halloween, ragazzi. Prendete questa storia come finta o come vera. Tutto sta a voi. A presto.